Tempesta d'amore anticipazioni. Leander bacia Eleni. Lunedì, 24 giugno 2024. André e Robert decidono di partecipare, con riluttanza, alla battuta di pesca organizzata da Hildegard. All'improvviso, la loro imbarcazione minaccia di affondare. Per fortuna, i due si salvano e giungono a nuoto su una piccola isola deserta. Purtroppo, sono senza cellulare e non possono mettersi in contatto con nessuno. Shireen ha organizzato un'escursione con Vincent, un compagno di studi anche lui cieco. Jerry è preoccupato perché i due vogliono uscire da soli. Lei gli assicura che possono cavarsela. Il ragazzo è ancora più allarmato quando scopre che il nuovo arrivato è un truffatore che finge la sua cecità solo per derubare spudoratamente gli altri. Eleni, grazie all'aiuto, non convenzionale, di Leander, riesce a trascorrere una notte serena. Lui è fiducioso che la sua paziente sia sulla via della guarigione. La giovane ammette di aver sperimentato, grazie a lui, dei poteri mai provati prima. Martedì, 25 giugno 2024. Leander rassicura Eleni. Gli ultimi risultati lasciano ben sperare. La gioia iniziale della ragazza, però, si mescola presto a tristezza. Una volta guarita, non potrà più trascorrere del tempo insieme all'affascinante dottore. Valentina, intanto, consiglia al cugino di rivelare i suoi sentimenti ad Eleni. Casualmente, i due si incontrano subito dopo nei pressi di un luogo magico. Eleni, che non ha notizie di André da ore, inizia ad avere una brutta sensazione. Perché lo chef e Robert non sono ancora ritornati a casa? Insieme a Shireen e Jerry, che le consigliano di ascoltare il suo cuore, parte alla ricerca dei due. Di ritorno al Furstenhof, Werner viene a sapere della relazione tra Christophe e Alexandra. Sebbene profondamente turbato, decide di restare fuori dagli affari privati del Salfield. Poi ha luogo una irruzione, inaspettata in hotel. Werner, furioso, pretende le dovute risposte. Mercoledì, 26 giugno 2024. Leander teme di aver commesso un errore baciando Eleni. La ragazza, intanto, è fortemente in imbarazzo. Mentre lei giunge alla conclusione che il momento ravvicinato che hanno vissuto nei pressi del masso non abbia avuto alcun significato, il cuore di Leander spera in qualcosa di completamente diverso. Il ragazzo è molto combattuto. Deve lottare con i suoi sentimenti e prendere emotivamente le distanze dalla giovane se vuole continuare ad essere presente come medico per lei. Robert e André sono sopravvissuti sani e salvi alla loro piccola disavventura. Eleni fa salti di gioia dopo aver ritrovato il suo amato. E lo bacia con passione. Mentre i due finalmente si arrendono ai loro sentimenti, Jerry si chiede irritato cosa significhi il bacio che ha visto. Marcus non ha intenzione di arrendersi senza combattere e forgia un piano per incastrare Christophe. Cosa architetterà? Giovedì, 27 giugno 2024. Quando Marcus fa in modo che Alexandra vada a trovarlo in prigione, Christophe le fa capire che non sta rispettando gli accordi presi. Teme un intrigo, ma la donna è stranamente serena. Eleni, che è tesa dopo tutte le preoccupazioni per André, chiede a Shireen di farle un massaggio nel suo appartamento, dopodiché si addormenta comodamente. La Silan versa accidentalmente dell'acqua sul fornello e, quando prova a rimediare, preme accidentalmente il pulsante sbagliato. Anche Eleni fa visita a Marcus. L'uomo è felice di vedere che sua figlia sta bene e le chiede di aiutarlo. Deve trovare le prove che è stato Christophe a manipolare i bilanci della Schwarzbach AG. Robert presenta a Werner e Christophe una nuova idea imprenditoriale che gli è venuta in mente durante la disavventura vissuta con André. All'inizio i due reagiscono con scetticismo, poi accettano con fiducia la sfida. Venerdì, 28 giugno 2024. Eric è costretto a confessare a Yvonne il suo doppio gioco con il pezzo di foresta avuto in prestito. Lei pensa che il rischio che sta correndo sia troppo alto e glielo sconsiglia. Ma l'uomo, che riceve un'altra offerta, non resiste e decide di portare avanti il suo piano. Eleni interroga sua madre sul suo coinvolgimento nello scandalo finanziario. Alexandra le mente di nuovo e la ragazza inizia a passare dalla parte di Marcus. Così accetta di soddisfare le sue richieste e si mette in cerca di prove volte ad incastrare Christophe.
Shiren si rimprovera severamente quando viene a sapere da Valentina ed Eleni che è stata lei a causare l'incidente che ha portato Eleni in ospedale. Tutti cercano di calmarla. Noah ha una soluzione pronta per evitare ulteriori danni in futuro. Tuttavia, Shiren ha paura che qualcosa del genere possa accaderle di nuovo. Pertanto, è determinata a prendere una forte decisione.